Forno, Real Forte, Querceta, Buglio che ritorna dove tutto è iniziato. È partita la settima giornata con il primo possesso del Livorno. C'è subito un fallo di Bellini, Giuliani riesce a passare in qualche modo, finta il cross, arriva adesso nel mezzo il colpo di testa del numero 11 di Hitley che si spegne sul fallo. Allora arriva il fischio. Palla dentro, morbida, dove si muta Rossetti, poi Sabatini, pensa al tiro, Scavetto, attenzione che buono, dove c'è Giordani, il tocco, la salva sulla linea Meucci, occasione per il Livorno, si accende la partita, poi Pecchia, vuole rompere la linea Pecchia in qualche modo, cross dentro che arriva dalle parti di Pegolo che stacca di testa, la blocca Facchetti, buono però il tentativo del numero 9. Ancora Giordani, vuole lo scambio con Camara, è buona l'idea. Camara, attacco nel mezzo per Giordani, destro che si alza di poco, buona qui la manovra del Livorno. Gemmi alza la testa, chiama dall'altra parte Pegolo che fa la sponda nel mezzo, attenzione che la palla passa, Facchetti smanaccia ma c'è fallo sul portiere. Attenzione che si inserisce Giordani, eccolo servito, nel mezzo c'è Rossetti, ah, bello lo stop di Giordani, palla Rossetti, spada alla porta, Rossetti! Si è girato Rossetti, è 1-0 all'Armando Picchi, buona l'azione del Livorno, la sbloccano di Amaranto. Va avanti il gioco con Giuliani che in qualche modo vuole liberarsi dal traffico. Pegolo forse in fuorigioco, tant'è che prova il tiro. Lampo di Pegolo. Il secondo tempo tra Livorno e Real Forte Querceta. Partita adesso. Si riparte dall'1-0 firmato da Rossetti. Il varco poi manda dall'altra parte Itrei. Spalla alla porta Itrei per Pecchia. Apre il piatto. Palla alta, buona però l'azione condotta da Pecchia. Giuliani, Pegolo, si apre lo spazio, c'è Pecchia, attenzione, uno contro uno, Pecchia libera al destro, miracolo di Facchetti che con il piede dice no, squillo del Real Forte Querceta. Sabatini, controllo, prova il destro Sabatini, era un missile, dice di no Gatti. Pegolo passa su Sasciak di forza, di prepotenza, ancora Pegolo, si porta in avanti, palla dentro a cercare il pareggio del Real Forte Querceta che timbra con Hitley. Vanno ad abbracciare tutti Pegolo perché questo gol l'ha creato lui, quindi gela l'Armando Picchi, la squadra di Buglio, è 1-1. Palla dentro, è morbida, attenzione perché c'è Rossetti che stacca di testa. Si alza la traiettoria, occasione per il Livorno. Si butta Rossetti, c'è Frati, uno contro uno, punta Giovolini, Frati, libera al sinistro, giro, era buona l'idea, ma blocca Gatti. Soli, troppo lunga, non ci arriva il numero 2. E allora Pegolo, si fa saltare Sasciak, ancora Pegolo, ha spazio, si butta dall'altra parte di tre. Pegolo, prova il tiro, Pegolo! Facchetti dice di no ma chiama la rimessa dal fondo il direttore di gara. Sembrato che... di Goffredi, palla dentro dalle parti di Frati, attenzione Tanasa, è sempre lui che la sblocca come ad alto fascio, è incredibile, esplode l'Armando Picchi, è sempre Tanasa che segna per il Livorno, 2-1. Attenzione Itrei, palla per Michelucci che passa in qualche modo, Tanasa rischia l'intervento, Pegolo prova il tiro, Pegolo, palla alta di pochissimo, brivido per il Livorno. Tanasa ancora con la suola, Luis Enrique con il bisoccer, poi Frati prova il miracolo dalla distanza, palla fuori, si continua a giocare. Avanti del Forte Querceta, Apolloni, largo, alza la testa, Apolloni, in tre su di lui, prova il destro Apolloni, Facchetti, riflesso sul primo palo, dice di no, corner è l'ultima occasione. E finisce qui, esulta l'Armando Picchi che è una bolgia, il Livorno supera il Real Forte Querceta, 2-1.